premetto subito che il sottoscritto e la sua famiglia bevono esclusivamente l'acqua di rubinetto da almeno 3 anni. In questi giorni, soprattutto su Facebook, abbiamo avuto modo di leggere alcune perplessità di alcuni genitori che non gradivano il fatto che ai bambini venisse somministrata l'acqua di rubinetto e non di bottiglia di plastica durante il pasto delle scuole qui del comune di Chioggia. Abbiamo quindi richiesto, che ci hanno dato immediata disponibilità a Veritas, di darci una piccola dimostrazione di come viene trattata l'acqua, e ci hanno appunto dimostrato negli impianti di Cavanella d'Adige e di Brondolo come e quanti controlli ci sono. Questo qua è il duplicato che abbiamo lì a Brondolo, praticamente lo stesso, ci sono tutti. E in più tutti quanti gli altri impianti che abbiamo, Calino, Cabianchi, Serbatoi. Allora qui vedi, per esempio, qui vediamo l'impianto dove siamo stati prima, Bive Madonna, lo vedi che è telecontrollato dal punto di vista degli accessi. E buongiorno. Buongiorno. Buongiorno signori. Questo, per esempio, ciao, telecontrollo, la sala pompe, quelle 5 pompe che hai visto prima a Bive Madonna, sono queste qua, sono riportate qua, per cui sono sempre costantemente monitorate. E questo è il grafico dei vari parametri che vengono analizzati in continuo dell'impianto di potabilizzazione, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, portate e pressioni. L'acqua del Brenta ormai non viene più... Dell'Adige non viene più... L'acqua dell'Adige viene prelevata e si integra con quella che arriva da Venezia, fin tanto che non avremo il 100% dell'acqua di Venezia. Quindi ci continua a essere, diciamo, questa... C'è un mix, attualmente c'è un mix tra le due forniture. Allora, questa qui è la vasca di accumula, realizzata qualche anno fa, da 24.000 metri cubi, in cui arriva l'acqua prodotta dall'impianto di Cavanella e arriva anche la condotta sublagunare che ci porta l'acqua direttamente dalla rete di Venezia, l'acqua dei pozzi. L'acqua da questa vasca viene sollevata nel serbatoio pensile di 50 metri e da qui viene distribuita a Chioggia e Sottomarina. L'impianto è anche dotato di tutta quanta la parte impiantistica, pompe, quadri elettrici, telecontrollo, gruppo elettrogeno, serbatoi di stoccaggio per i reagenti che sono utilizzati per la potabilizzazione dell'acqua. Qui è la sala quadri, qui vengono comandate tutte quante le pompe di sollevamento, ci sono gli strumenti che sono collegati al telecontrollo, perché questo impianto funziona 24 ore al giorno ed ha una serie di sia di strumenti di analisi che di controllo della quantità e della pressione erogata, che sono direttamente collegati con i reperibili degli impianti. Ma anche dell'analisi dell'acqua, cioè se è buona, cattiva? Ci sono anche dei parametri per quanto riguarda la qualità dell'acqua. Berger, lei è il responsabile del servizio idrico integrato di Veritas qui di Chioggia? Sì, per l'unità locale di Chioggia, esatto. Senta, in questi giorni è emersa una leggera polemica, più che una polemica magari una preoccupazione di qualche genitore, che ha espresso delle perplessità sul fatto che per i pasti dei bambini piccoli delle scuole venisse somministrata la famosa acqua del sindaco. Ci dice qualcosa su questo aspetto? Ovviamente l'oste dice sempre che è vino buono, però... Noi siamo anche soggetti a controllo da parte di terzi, cioè... La normativa sulle acque potabili che abbiamo in Italia è una fra le più restrittive del mondo e fissa una serie di parametri, una serie di limiti a cui dobbiamo necessariamente sottostare. I controlli che vengono effettuati sono effettuati sia dall'azienda direttamente come ente gestore e soprattutto vengono verificati anche dalla ASL. I controlli che noi effettuiamo solamente per quanto riguarda i punti di rete sono oltre 250 all'anno per circa 7500 parametri analizzati e nel 2010 per esempio sono sempre risultati positivi. A questa serie di controlli si sommano anche tutti quelli effettuati in proprio dalle ASL, le quali ovviamente intervengono e segnalano solamente quando ci sono dei superamenti dei parametri. Questo nel 2010 non è mai successo, gli ultimi episodi di inquinamento sono stati quelli dovuti dalla risalita del Cuneo Salino di qualche anno fa, che ben ci ricordiamo, che adesso sono stati superati anche perché abbiamo l'interconnessione con la rete di Venezia, che è proprio in questo impianto dove ci troviamo adesso. Alle mie spalle c'è la vasca da 24.000 metri cubi, cioè un'autonomia di
circa 2 giorni per quanto riguarda la città di Chioggia. In caso di problemi all'approvvigionamento dal fiume Adige, noi andiamo a potenziare quello che è l'approvvigionamento idrico da Venezia, la quale pesca tra l'altro dalle falde, quelle di Scorzè, quelle dove pesca anche la San Benedetto. Per cui posso sicuramente garantire che la qualità dell'acqua che viene erogata dal Corso di Chioggia è senz'altro buona. Una domanda, a casa sua lei beve l'acqua del rubinetto o l'acqua minerale? Io bevo acqua del rubinetto messa in frigo e trattata con il gasatore, perché a casa mia gli piace l'acqua minerale, per cui comunque acqua del rubinetto trattata con il gasatore. Grazie signor Fabio. Prego.